Bella a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo qui con un nuovissimo video, ma soprattutto un nuovissimo format. Una tipologia di video che volevo fare tipo da tantissimi anni, letteralmente troppi, ma finalmente oggi ho trovato l'ispirazione per portarvelo qui sul canale. Stiamo parlando ragazzi di Omegle, quindi un sito dove appunto puoi incontrare persone casuali in tutto il mondo, dove non sai chi sono, non sai letteralmente come siano fatte e cerchi tipo di chattare e bla bla bla. Diciamo che io non ho veramente bellissime esperienze su questa piattaforma, perché vi parlo ormai di tipo di 10 anni fa, quindi è la prima volta che ho provato, forse in realtà anche di più. Ho provato appunto ad andare su Omegle, questo perché i miei amici mi dicevano: Martina, prova ad andare su Omegle, conoscerai un sacco di persone, amici in tutto il mondo, è una figata assurda. Raga, una pazzesca. Beccavo solo gente che si H24, uomini grandi e gente che diceva MF2212, cioè raga, una roba veramente cringe, veramente a livelli estremi. Quindi sono qua per constatare insieme a voi se effettivamente dopo 10 anni è cambiato qualcosa. Ma soprattutto mi piacerebbe veramente incontrare qualche mio fan, dato che comunque da quando sono apparata su internet non sono mai andata su Omegle, anche solo per provare a vedere se qualcuno potesse riconoscermi. Quindi sarebbe una figata se qualcuno mi riconoscesse, quindi speriamo, speriamo. Quindi ragazzi, prima di cominciare con il video, mi raccomando, lasciate subito un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, ma soprattutto fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete la parte 2 di questo video. Ora ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito su Omegle. Let's go! Oh! 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 Ce l'abbiamo! Finalmente una ragazza! Mio Dio, sto male! Ciao, bella mia! Ciao, Arti! Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Particella. Ok. Mi sono sabbata tipo qualche giorno fa. Aspetta, qual è il nickname su Twitch? Particella terrestre. Ah, sì, mi ricordo per il terrestre, proprio quello lì me lo ricordo benissimo. Esatto. ti vedo contenta, quindi se sei contenta sono contenta anch'io. Sto male. Dai, allora, mi ha fatto piacere conoscerti, ci becchiamo in live a sto punto, quindi. Che carino, ragazzi! Che è successo? Infarto. Che è successo? Che è successo? Infarto. Perché infarto? Non mi aspettavo così a caso. È un'ora che mi sta collegando con sconosciuti perché non mi trova nessuno. Ma dove hai messo il tag, cioè il nome proprio nel... Ah, strano. Io ho beccato tutte le ragazze che mi stavano cercando col mio tag. Finissimo. E quindi che fai oggi di bello? Penso stavo qua al PC. Giocare? Ma sì, fare un po' il tryharderino. Su Fortnite o giochi d'altro? Fortnite. Però io sono un po' illegale. Ah! Ho visto qualcosa! Niente. C'era un qualcosa di forma rettangolare, quadrato. Lui. No! Manca fa così, però! No! Succede, sono cose che succedono. Me lo passi anche a me, per favore. Ti dici dove si può collegare, ma usa tastiera. Me l'hanno detto. Solo che io non ho, cioè, tutto wireless, ciò. Cioè. Ah, ok. Quindi è un po' un problema. Quindi abbiamo sgamato un piccolo citerino legale. Mi ha fatto piacere, cecchino, davvero, tantissimo. Perché è un piacere mio. Dai, allora ci becchiamo, eh. Ciao, bella mia. Oh! Mio, ciao! Eli, l'ho trovata! Ma... ma buonasera, ma c'è mia sorella che ti ha trovato, quindi la riconosci? Ah sì, l'ho beccata adesso! Cioè, incredibile, 2 su 2. Ti faccio una serenata, Marti. Vai! Dai, ce la puoi fare. Sono pronta. Che figata! Ma è bravissima. Ops. No. Grazie mille. Bravissima, applausi. Bravissima, bellissima. Grazie, grazie. Bellissima. Dai ragazzi, allora buona giornata. Statemi bene. E niente, ci becchiamo. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Era ora. Un'ora precisa. Precisa. Ciao. Male. Sì, sono contento. Il mio obiettivo nella vita c'è sta. Ha raggiunto? Ma no, un obiettivo così semplice, su via, dai. Guarda, ti seguo da quando facevi video con Anima. Da quando mi ti ha fatto conoscere. Ok. Ho guardato tutti i video. Ogni tanto, se posso, lavoro permettendo, ti seguo su Twitch. Quindi ormai sono tipo 3 anni con video con Anima, sono passati tipo 3 annetti ormai. Belli quei periodi. Mi mancano un po'. Pure grande, mi prendono pure per il culo che te guardo, cioè capito? Tocca pure menaglia a sta gente. Palesemente di Roma. Sì. Se sente subito. Si sente. Come ti chiami? Come ti posso chiamare? Samuele.
Samuele, mi piacerà, quindi Martina. Ah, sono contenta, dai, ti vedo bello contento, quindi sono contenta. Sì, sì. Va bene, dai, allora mi ha fatto tanto piacere, Samu. Ah, ci becchiamo, una buona giornata, buon lavoro, buon tutto, grazie. Grazie anche a te, ciao, grazie, mio. Grazie. Oh, ti devi fermare, ti devi fermare. Che cazzo fai qua? Che cazzo fai? In realtà stavo mangiando, non sapevo cosa fare, c'eri te che registravi. Sì, ho detto, ma vatti a mettere la camicia. Oh, se no ti metti bella zoomata. Ok, brava. Che cazzo fai qua? Io stavo qua che mangiucchiavo, ho detto, boh, vado a vedere, magari la becco. Mi sei uscita, mi sono spaventata. Cioè, mi sono spaventata. Ma che cazzo vuoi da me? Sono una tua fan, sono la tua fan numero uno. Dai, sono guardato un sacco di ragazzi, ce n'era adesso uno carinissimo. Ma io, la cosa divertente è stata beccare un ragazzo, perché io oscuravo, no? Ho detto, quando c'è lei, la blocco con l'audio e mi scopro. Ok. Schippo, c'è questo ragazzo con le cuffie verdi. C'è un ragazzo che vedrà questo video dove fa: se non becco croato mi metto in croce. No! Bello incontrarti, fan numero uno sempre nel cuore. Vabbè. I love you so much. Ci becchiamo dopo, va bene? Va bene. Sì, Martina! Ah! Sì, Martina! Sì, sì, Martina! Full madness. Ti stimo un sacco. Come ti chiami, bello mio? Brando. Brando. Piacere, Brando. Quindi da un'ora che mi stai cercando, praticamente. È da un'ora e 10. Minchia. E ti niente. Va bene, Brando, bello. Stai bene, mi raccomando. Non ci credo, mi mamma. Sto cercando un demone. Per caso sai dove posso trovarlo? Qua in persona. Demone in persona. Come stai? Bene, bene, tu? Abbastanza bene, dai, io sto qua skippando, cioè sono su Migol tipo da un'oretta. Come me, io ho iniziato dalle 3:20. Quindi 10 minuti prima, cioè in anticipo, dici per sicurezza. Sì. Va bene, bella mia, allora faccio un'altra giretta, mi ha fatto piacere. Tanto ci becchiamo poi in live. Ciao, mille pezzi. Oh, lei! Oh! Non è vero, fake. No, non so okay. Fake. Sono vera, sto scherzando. Ok. Mezz'ora. Oddio. Ah, forse. È un'ora che ti cerchiamo. Un'ora. Davvero? Sembra di incontrare la stessa chat. Ma è normale, ma sono tantissimi perché girano. Tra l'altro siamo usciti da scuola alle 3, siamo corsi col motorino subito a casa. No, rischiavate di fare incidente tra un po'. No, come corsi? Sì. Comunque, mi sembra che ci dobbiamo fare la domanda, mi sembra anche giusto. Vai, ci andiamo alla domanda, ci siamo. Ok, da dove ti è partita l'idea per il nome? Allora, in realtà io avevo una particolarità che era quella di creare nickname per i miei amici. Io mi divertivo e scrivevo tutti i nickname tipo su dei fogli, li dava loro e loro quello che volevano si prendevano. Però davo sempre un significato io a un nome. Cioè, non è che tipo ti dico, ti chiami Ghost, vuol di fantasma, capito? Cioè, c'era sempre un significato. Quindi io l'ho creato io da zero, per fatti miei, e io ho dato un significato. Cioè, dietro c'è un significato abbastanza grande, che nessuno sa, però l'ho creato così. Cioè, guardavo la tastiera, mi piace questo nome, l'ho creato. Quindi in realtà è stato proprio da zero, capito? Cioè, a caso. E poi io ho dato il significato e basta. E mi piaceva perché non è, dici, un nickname che magari è comune, capito? Che hanno tutti. Sì. Quindi mi piaceva l'idea di questa nickname. Quindi così ho fatto, basta. E niente, ora faccio un altro giretto su Migol. Magari incontro qualche altro fan che mi sta cercando da un'ora, poverini. E niente, allora, fate piacere, Vito e Giuliana. Vi auguro una buona giornata. Statemi bene. Grazie a te. Ciao, belli miei, una buona giornata. No. No. Zitto. No. Non ci credo. No. Oddio. Marti, no, non ci credo, mi sto emozionando, la pelle d'oca sto svenendo, oddio. No! Calma, tutto bene, tu come stai? Sta battendo il cuore forte, sono saltata in aria che a una certa ho detto, vabbè, non arriva più, cazzeggiamo. Non puoi capire quanti disagi ho affrontato per cercarti. Non ti sto scherzando, posso sono schifo. Posso immaginare, siamo su Migol, d'altronde, non siamo su una piattaforma... Va. Sì, poi è la prima volta che io lo uso, infatti, da cellulare sul browser, così. Ok, è un sito un po' così, quindi è normale se hai visto gente strana, può essere. Stammi bene, bella. Ciao, Giorgia. Ciao, bella. Ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video e fatemelo dire, è stata un'esperienza veramente bellissima. Vi giuro, potervi incontrare, dare comunque un volto ai vostri nickname, perché c'erano tante persone che mi seguono su Twitch tutti i giorni, che mi ricorda anche i vostri stessi nickname, infatti ve l'ho anche chiesto perché io mi ricordo di voi, e potervi dare un volto è qualcosa di veramente stupendo. Il vedervi comunque felici, contenti, emozionati, che tremavate, cioè qualcosa che mi ha reso veramente troppo felice, mi avete veramente scaldato il cuore, non sto scherzando. Perché comunque sì, è vero, io comunque faccio video su YouTube,
YouTube, pubblico su Instagram, faccio le live tutti i giorni sul canale mio Viola su Twitch. Però capito, non è la stessa cosa di essere proprio con faccia a faccia con una, cioè faccia a faccia virgolette, comunque con la videocamera, parlare a tu per tu. C'è un'emozione proprio bellissima e un'esperienza veramente diversa. Quindi mi è piaciuta veramente tanto e vi preannuncio già da adesso che sicuramente ci sarà una parte 2, perché è un qualcosa che voglio rifare assolutamente. Quindi se volete anche buona parte 2, mi raccomando, spolliciate questo video più non posso, così da farmi capire che vi è piaciuto. Io ringrazio ancora tutti quanti i ragazzi che comunque mi hanno dato il consenso appunto di essere inseriti in questo video, così che almeno io possa tenere un video ricordo di voi, insomma, di comunque delle persone che mi seguono. Anche perché ragazzi, YouTube lo utilizzo molto come una rubrica dove appunto conservo tutti dei momenti e delle cose che magari mi sono successe nel percorso comunque di questi anni. Quindi è qualcosa che mi piace davvero tanto. Quindi grazie, grazie, grazie. Veramente siete fantastici, vi voglio un mondo di bene. Quindi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, spolliciate da più non posso questo video. Noi ci rivediamo in un prossimo video come sempre. Dalla vostra Curatomist è tutto. Bella a tutti ragazzi.